credo che parlare oggi di sostenibilità ambientale e mobilità sostenibile sia vuol dire parlare di qualcosa di impegnativo, di una sfida importante, soprattutto dal punto di vista sia economico e infrastrutturale, ma anche dal punto di vista culturale. La recente approvazione del PAI da parte della Regione Emilia-Romagna impegna sicuramente i comuni di tutta la regione a prendere importanti strategie, importanti decisioni in questo tema. Come Comune di Ravenna noi l'anno scorso abbiamo avviato un percorso partecipato per la redazione del PULS, del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, percorso a cui ha partecipato tantissima gente, tanti cittadini, tante associazioni di categoria, tanti professionisti, e da cui è scaturito un documento che attualmente è allo studio da parte della giunta municipale e a breve sarà approvato. Così come l'impegno dal punto di vista sia infrastrutturale sia dal punto di vista ferroviario, cioè dal punto di vista della carrabile, è costante. Da poco stiamo lavorando insieme all'autorità portuale, alla regione, al RFI, per la separazione delle merci che attraversano oggi la stazione. Il porto di Ravenna oggi ha mobilita circa 7.216 treni all'anno. L'obiettivo chiaramente è da subito, cioè in breve periodo, spostare circa il 70% nella parte nord, non farla più passare appunto dal centro città, e successivamente anche con interventi importanti spostarli completamente tutti. Un altro passo importante sicuramente è l'accordo per il sottopasso di via Cramioneto, che sicuramente, oltre chiaramente alla rimozione di un passaggio a livello, darà dei risvolti positivi dal punto di vista della mobilità e della viabilità. Siamo impegnati nella mappatura delle nostre piste ciclabili anche dal punto di vista naturalistico, siamo impegnati con altri comuni, accordi per collegare i vari territori, in questo caso col comune di Comacchio, col comune di Russia, col comune di Cervia e anche col comune di Forlì e Faenza. Diciamo che l'impegno è importante, ripeto, sia dal punto di vista infrastrutturale, con la realizzazione anche di numerose piste ciclabili, i collegamenti delle piste ciclabili dove oggi non sono collegate, così come anche nel tema del trasporto pubblico. Credo che molto spesso siamo abituati a guardare gli altri paesi, le altre nazioni, dove magari c'è in realtà più cultura anche dell'utilizzo del trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico non è pensabile che sia utilizzato solo da chi non può guidare la macchina, ma da tutti i cittadini, quindi è un fatto culturale e credo che la vera sfida sia proprio lì.